Lecce, cosa propone Alternativa Popolare per la Sicilia? Qual è il futuro di questa terra? Beh, tanto per cominciare, noi non proponiamo il voto di scambio. Non capisco come questa terra così sana, almeno al 90%, perché è inutile continuare a parlare di mafia, di tante chiacchiere, qui la gente è sana. Come mai non si capisce che oggi non si può continuare con un voto di scambio che non ha portato niente a questa terra, se non guai. Oggi bisogna cominciare a votare con il cuore, bisogna cominciare a capire che ci deve essere il cambiamento. I vostri figli, i vostri ragazzi non possono continuare a emigrare verso il nord o ancora peggio verso altre nazioni. Quindi bisogna evidentemente diventare concreti. L'Alternativa Popolare è proprio questo oggi, la concretezza per una regione dove i vecchi partiti di destra e di sinistra vi hanno regalato il voto di scambio, una guida che non ha portato a niente. Quindi è arrivato il momento di cambiare con qualcuno che non vi propone un voto di scambio, ma che vi propone un'isola che tornerà a essere l'isola delle fontane, quella che comunque dicevano i greci, un giardino vero. Avete una regione stupenda, ve l'hanno detto tutti, ma trattata da schifo. L'Europa cosa può fare con la Sicilia? Tanto per cominciare, l'Italia deve fare qualcosa. Alternativa Popolare può fare qualcosa per la Sicilia, per tutto il meridione, perché noi pensiamo addirittura a 5 macro regioni e pensiamo comunque che zone come la Sicilia debbano avere veramente un'esistenza diversa. Non possiamo continuare a pensare che qui ci sia il terzo mondo. L'Europa, signori, oggi è il nostro futuro, perché se l'Italia per 170 anni non ha dato niente al meridione, vuol dire che dobbiamo guardare all'Europa. Perché? Perché in Germania, la Germania dell'Est, in 20 anni, 30 anni si è pareggiata con la Germania dell'Ovest, e qui in Italia, signori, dopo 170 anni ancora sembra che il miglior regno, cioè quello dei Borboni, voi eravate il massimo dell'Italia in soldi, in denaro, in tecnologia, siete rimasti all'anno dei Borboni. Forse i torinesi devono fare un mea culpa. Thank you.